di come erano partite in realtà è di origine cinematografica. Napoli è una città per giovani. Ma Napoli è giovane e la forza di questo assessorato è stata quella di voler mettere i ragazzi di questa città finalmente al centro di un percorso coerente e al centro di un protagonismo, intendendo i più giovani non come un problema da gestire, ma come la risorsa per gestire spesso tanti problemi che ci sono nella città. E la mia presenza qui è la presenza non soltanto di un percorso individuale fatto di una ragazza, un avvocato, una giovane quindi napoletana che si è data da fare, ma è la presenza di un percorso collettivo di ragazzi che nonostante un clima di difficoltà fanno di questa difficoltà una forza determinante, fanno di questa difficoltà la voglia invece di voler contribuire, avere parte, prendere parte. E Napoli è una città giovane non soltanto da un punto di vista quindi anagrafico, la più giovane d'Europa, ma è una città giovane soprattutto nell'approccio e nelle energie che ci sono, che se messe al centro di un serio anche discorso politico di sviluppo, di economia, di risorse, è in grado di farne crescita collettiva. Questo è quello che cerchiamo di fare. Il primo giorno in assessorato. Grande imbarazzo, e l'entusiasmo poi è stato più forte della paura. Ci siamo sentiti come squadra, quasi come quei cantanti che amano cantare, e finalmente gli sono dato il palco per farlo. Mi sono sentita come in primo luogo potevo da ragazza ascoltare gli altri ragazzi della città per poi farci ascoltare insieme dalla città, per poi dare forma alle inquietudini e dare valore finalmente al talento, alla creatività, all'intelligenza, alla formazione che c'è in tanti ragazzi, perché siamo in un paese dove tutto questo non è usuale. Siamo in un paese dove spesso i ragazzi bussano alle porte, non solo le porte non vengono aperte, ma nessuno le ascolti. A Napoli invece la mentalità è completamente cambiata, tanto da pensare a un assessorato con esclusiva delega ai giovani, delega alla creatività e all'innovazione, quindi non con le parole ma con i fatti, un ruolo, un peso e una cura diversa, a delle competenze che anche se sono giovani sono competenze con la C maiuscola e sono le competenze che se sempre più centrali in tutti i comuni d'Italia, a partire da Napoli, grandi e piccole, lo diventano realmente, sono quelle che in grado di determinare una svolta concreta. Una cosa che ti ha colpito positivamente e una negativamente del backstage? Il positivo è stato la grande voglia, soprattutto da parte della casa comunale, di voler aiutare un'esperienza così giovane, voler consegnare delle eredità. Una cosa che invece mi ha fatto riflettere è quella che la forza dei ragazzi, non per forza, è una dote essere giovani, però sicuramente c'è un qualcosa, cioè si è incontaminati da logiche del passato e in questo quindi si è più autentici e concreti. È stato questo, operando, dove non ho trovato questa stessa incontaminazione che mi ha spaventato alcune volte, però ecco, sul mettersi insieme, sul ragionare invece abbiamo saputo prendere parte, avere parte. Cosa ha lasciato di buono nel passato? Una sensibilità. Ecco, il mio percorso è un percorso anche fatto da una profonda ferita, quella di non avere mia mamma al mio canto, che ha generato dentro di me una sensibilità scomoda, che però come tutte le sensibilità ti danno una ragione in più, ti fanno leggere le cose un pizzichino più in profondità. E ecco, il valore di questi mesi, 9 mesi, è stato il toccare sempre queste radici. Cioè sono importanti le motivazioni, è importante sapere quali sono i tuoi valori e il mio passato mi ha dato questo, come poi mi ha dato uno strumento che è il diritto. Ecco, il leggere una delibera, lo scrivere, il pensare, il rapportarsi a questa città così anche magmatica e dinamica attraverso il diritto è stato il mio strumento e quindi il riferimento alle radici, ai valori che hai dentro e poi a quelle che sono le tue competenze, i tuoi strumenti per operare, perché ci sono tanti giovani e magari sono arroganti, ci sono tanti giovani invece sono dei talenti e non sono ascoltati. Cultura e strumenti sono in grado di fare la differenza. Quindi quale percorso ha immaginato per il suo assessorato, da dove siamo partiti e soprattutto poi a che punto siamo, visto che relativamente poco, che lei sul campo. Un'immagine era quella come questa scrivania, cioè una casa di vetro,
Noi ragazzi, cos'è la nostra più grande inquietudine in questo paese? Che il merito è soffocato, cioè per fare le cose chissà a quale giro devi appartenere, oppure se ci sono delle opportunità magari ci sono sempre i soliti informati. Ecco, noi abbiamo preteso ed è questo l'impegno che poi costa anche fatica, ma è bello ed emozionante farlo, cioè il merito che si rivendica soprattutto nelle procedure. E quindi tutte le iniziative, anche le messe a bando di risorse importanti che sono state realizzate, penso all'esperienza del Clan degli Artisti e di una carta giovani per la città di Napoli. Il Clan degli Artisti ha dato vita a più di 250.000 euro che direttamente sono state date alle associazioni che però dovevano operare come una casa di vetro, dovevano presentare un bando, farlo attraverso gli allegati, l'apertura dei plichi è stata pubblica e questo è stato fondamentale perché il primo passo era quello di costruire la fiducia. Spesso manca, a torto o a ragione, la fiducia nei confronti delle istituzioni, spesso manca, a torto o a ragione, la fiducia soprattutto dei ragazzi nei confronti delle istituzioni e del mondo degli adulti in generale. Abbiamo provato in questo a fare la differenza e abbiamo trovato il comune pronto e i miei servizi sono servizi dove ci sono più di una quindicina di funzionari, di dipendenti, di LSU che sono stati entusiasti magari di aprire pubblicamente un plico e di spiegare a quel ragazzo che veniva escluso perché aveva fatto un errore, perché veniva escluso. E quindi smantellare piano piano questo pregiudizio, questa etichetta che è un'etichetta che ti fa allontanare e non ti fa avere fiducia. Siamo a un buon punto. Oggi abbiamo liquidato quasi completamente queste progettualità e quindi quei ragazzi ai quali gli si è chiesto abbiate fiducia in questa esperienza perché saremo certi nei tempi, perché verrà premiato veramente il merito, verranno premiate le idee brillanti. Ecco, oggi in modo concreto tutte le liquidazioni sono state realizzate ed è un qualcosa che farlo in tempi europei corrisponde anche a uno spirito di un assessorato così giovane e alle competenze che ci sono. Siamo poi a un buon punto perché è prossima una delibera importante, una delibera sulle linee programmatiche di sviluppo delle politiche giovanili della città di Napoli. Siamo partiti da un diritto che corrisponde alla sensibilità che c'è in questo assessorato, cioè di leggere il tessuto giovanile della città di Napoli spaccato e quindi un diritto dei ragazzi a vivere di lavoro, di cultura, creatività, bellezza e non vivere e morire da altro, di camorra, di criminalità e quindi di tutto ciò che ci toglie la libertà ogni giorno. E questa delibera parte da questo presupposto e concretamente mette quasi a bando 1 milione di euro per le politiche giovanili, che attraverso un meccanismo trasparente di bandi farà interventi nell'autoimprenditoriale giovanile, nel teatro, nella musica, nelle arti sceniche e anche nel turismo e nella cultura che i ragazzi a Napoli sono in grado di fare. Che tipo di risposta hai riscontrato da parte poi delle municipalità che magari sono un po' più vicine ai singoli quartieri? Abbiamo avuto una bella idea, un'idea dal basso fatta dai primi mesi di ascolto, entusiasmanti, municipalità per municipalità, collettivo per collettivo, facoltà per facoltà. E ci siamo detti che dovevamo essere cuciti ai territori e quindi poi l'invito ai presidenti di municipalità con una mia lettera che dava atto di un qualcosa, cioè questo coraggio del sindaco della nostra città di aver voluto dare ad un giovane, anche anagraficamente, la capacità di pensare le politiche a lui dirette e quindi di fare la stessa cosa anche nelle municipalità. Nominare quindi nella giunta municipale un consigliere under 35 che avesse delega alle politiche giovanili e che potesse quindi pensarle e sedersi poi a un tavolo municipale dei 10 assessori che delle 10 municipalità dovevano portare in comune le istanze, proprio per fare in modo che gli interventi fossero cuciti il più possibile, perché con tutta la sensibilità che ci puoi mettere non sai fino in fondo qual è l'esigenza di Rione Traiano rispetto all'esigenza di Ponticelli, rispetto all'esigenza di Barra. Ecco, a Napoli ci sono 10 municipalità che sono 10 centri identificati
identitari molto diversi e spesso pensando al modo in cui noi ragazzi viviamo la città di Napoli, i nostri quartieri sono molto un po' autistici, ci sono pochi motivi di osmosi, pochi motivi di scambio, di interazione. E ora questo tavolo delle politiche giovanili della città di Napoli, che si riunisce a Palazzo San Giacomo ogni mese in una municipalità diversa, è fatto proprio da 10 ragazzi che hanno più o meno la metà e che devono rappresentare nei loro territori le politiche giovanili, e insieme le pensiamo. E anche questa delibera della quale vi ho parlato è un momento che nasce proprio dal basso, concertato con gli assessori e concertato quindi con l'entusiasmo di tanti presidenti che hanno voluto non tirarsi indietro come ha fatto il sindaco su questo ragionamento. C'è stato qualcuno, abbiamo dovuto lavorare un po' di più, no? Perché all'inizio c'è sempre questa difficoltà, che spesso giovane è un'etichetta, c'è bisogno di un giovane che venga messo, mentre invece se noi partiamo che le politiche di sviluppo, anche quelle economiche più importanti, devono essere le politiche giovanili, e ci sono dei ragazzi tanto competenti che sono una risorsa e non un problema che deve gestire, ecco, delegare è un momento di vittoria, anzi un momento di responsabilità, è un momento di lavoro. Chi lavora sbaglia, però ecco, da Napoli anche le municipalità e i territori hanno risposto con entusiasmo alla voglia di invertire un trend che è quello del paese, che è quello delle accademie, che è quello dei momenti di ricerca, ma anche della cultura, dove i ragazzi vedono sempre di più poco spazio e vedono poi fuori dall'Italia la capacità di potersi esprimere. Quali sono le istanze più frequenti che vengono dai giovani? C'è una richiesta, quella di non essere precari, che è una condizione che a 360 gradi, dal ragazzo che lavora nel bar al ragazzo che fa la pratica su uno studio notarile o legale, al ragazzo che fa uno stage in una banca, ci mette tutti insieme. E allora è proprio in questa esigenza, quella di non sentirsi precari, ma di vedersi riconosciuti anche dei percorsi formativi e delle occasioni, che stiamo cercando di fare una sintesi, e l'abbiamo raggiunta. Proprio ieri in Consiglio Comunale all'unanimità il Consiglio ha approvato una proposta che l'assessore alle politiche giovanili portava avanti, che vuole dare una risposta a questa precarietà, e sarà un intervento importante di 200.000 euro che vuole proprio all'emancipazione della condizione del giovane, nella possibilità di diventare imprenditore, andare a rispondere. E quindi questi 200.000 euro saranno divisi in budget di 20.000 euro nelle 10 municipalità, e quindi in un momento in cui le banche non fanno credito, in un momento in cui la tua competenza nel luogo di lavoro non viene riconosciuta, non riesci a trovare un luogo di comune, un luogo di lavoro, ecco, il comune decide di fare credito attraverso queste risorse importanti che vogliono finanziare le 10 idee di imprenditorialità della città di Napoli, una per ogni municipalità. E questo è un modo concreto che vuole rispondere proprio a questa esigenza, quella di voler vedere riconosciute le proprie competenze, ma soprattutto non sentirsi precari. E se lo fa la tua città, se lo fa il tuo comune che crede in te, riusciamo anche a lavorare sulla fiducia e sulla voglia di voler continuare a essere a Napoli, perché poi un'altra istanza trasversale è quella di voler restare qui, proprio quell'amore civile, cioè più vedi le cose che non ti piacciono e più decidi di restare per cambiarle, non vuoi fuggire. Tanti ragazzi si vedono costretti a lasciare questa città, deve essere una scelta lasciarla per il valore di crescere, di fare un viaggio, ma mai una costrizione. Allora mettere in campo questo è fondamentale. I ragazzi di Napoli, secondo lei, ma come del resto anche quelli italiani, si sentono cittadini del mondo o sono ancora fortemente radicati nella loro appartenenza al territorio? Lo trovo che da un certo punto di vista un ragazzo che 18 anni non ha voglia di andare via, in qualche modo potrebbe essere un fatto strano. Non ha voglia di andare via perché trova nelle sue radici e nelle radici che questa città ci dà tutti la concretezza, la voglia di, lo vede come un fallimento l'andare via, però è sempre perché è costretto a farlo.
perché paradossalmente proprio la creatività che è nel DNA della città di Napoli è la creatività che ti mette le ali. Sono tantissimi ragazzi che scelgono di andare fuori per formarsi, per crescere, però poi c'è sempre la voglia di voler tornare qui per contribuire, perché poi ti senti, ecco, se io vado, magari posso andare via, però poi lascio tutto il mio migliore amico che non se ne può andare. Allora non deve mai essere una fuga, ma sempre una voglia di ricercare. E c'è la voglia di restare in quest'ottica, non perché non si ha la curiosità di andare fuori, ma proprio perché lo si avverte come una costrizione, mentre non è giusto che Come sia dire, così. voglio essere viaggiatore e non emigrante. Esatto. E quindi i ragazzi napoletani sono viaggiatori e portano avanti la dignità di Napoli, la dimostrano da Berlino a New York, a Vienna, a Venezia. Però poi spesso si ritrovano proprio qui in città a non vedere riconosciuto questo proprio talento. E quindi con queste misure, con questo protagonismo, ho un dovere e non me lo perdonerei se non riuscissi a fare questo, cioè far sentire queste istanze come le istanze di tutti e far sentire che a Napoli l'aria sta cambiando, perché ci sono gli strumenti, perché c'è la capacità di dare un ascolto diverso e si può quindi non perché si è più belli, più buoni o più bravi, ma perché c'è stata un'amministrazione che ha dato un peso e un valore diverso nell'aggiunta della città a queste istanze, quindi c'è la capacità di fare meglio, c'è la capacità quindi di ascoltare e viaggiare è un qualcosa, è un diritto, ma non deve essere un obbligo, una cosa alla quale sei costretta. Ecco, viaggiatori ma non emigranti. Dove si trovano i soldi? I soldi si trovano nella Comunità Europea e si trovano nel Ministero e si trovano nell'essere amministratori che stanno col fiato sul collo. Ecco, tutte queste risorse delle quali vi ho parlato erano risorse che sono state aggredite, da, queste istanze e sono state aggredite, se non l'avessimo fatto sarebbero state revocate e quindi sarebbero tornati agli enti. La differenza riusciamo a farla anche in questo, nell'essere amministrazioni che sempre di più non delegano agli altri, ma scendono in primo piano e in campo anche nella progettazione. Se ci fossimo fermati ad agosto e non avessimo progettato, oggi a novembre non avremmo potuto portare in giunta, mentre Palazzo San Giacomo non si ferma, Palazzo San Giacomo lavora anche ad agosto e quindi quelle delibere così corpose sono il frutto di lavoro che dai servizi funzionari agli staff viene messo in campo. Le future risorse, c'è cioè una programmazione adesso che sta per nascere, quella della Comunità Europea 2014-2020 e il perno sarà proprio la creatività nell'impresa, la creatività nella formazione, la creatività nelle scuole e nell'università come asset di sviluppo importante e Napoli è pronta perché ha un assessorato con esclusiva delega alla creatività ed è spesso un qualcosa che invece hai avuto anche fatica in alcuni contesti a dover dimostrare che era una scatola non vuota ma piena di concretezza ma anche di misure economiche che fa del modello di impresa creativo, l'asset di sviluppo dell'Unione Europea per la programmazione 2014-2020, che fa anche della formazione attraverso metodi informali dei giovani nell'università e quindi la creatività come proprio capacità di innalzare il PIL di una comunità, l'asset di sviluppo dell'Unione Europea 2014-2020. Quali sono i settori che attirano di più i giovani di Napoli? Le arti, il fermento artistico. Assolutamente, e la ricerca. Fermento artistico e ricerca sono due. Quindi nel concreto i progetti che presentano questi ragazzi, stimolati da questo tipo di iniziative, nel concreto poi in cosa si sostanziano? Dall'app che vuole rendere più facile il parcheggio in città o che vuole rendere il compostaggio come un business di un'impresa sociale nei condomini, quindi un qualcosa di molto concreto. Alla voglia poi, vi dicevo, le arti, una profonda sensibilità nei confronti del patrimonio artistico-culturale della nostra città e quindi la voglia di voler adottare spazi, riqualificarli, metterli al centro anche di una propria crescita imprenditoriale e creativo-turistica e poi una grande chiamata alle arti della legalità, cioè del rispetto delle regole, anzi una grande chiamata alle armi, volevo dire. Non alle arti, ma alle armi della legalità. Cioè sono tantissimi i gruppi, penso ai ragazzi che lavorano sui beni confiscati, ai ragazzi che hanno assegnati dei beni confiscati alla camorra.
per raccontarvene due, il coordinamento dei giornalisti precari, che è un bene nei quartieri spagnoli che a lui è stato assegnato da questo comune, ma anche l'associazione di Gigi e Paolo che a Pianura ha avuto assegnato un bene che è stato proprio confiscato ai mandanti dell'omicidio di Gigi Di Paolo a Pianura tanto tempo fa, 10 anni fa. Ecco, una anche voglia di voler partecipare da un punto di vista di legalità e di rispetto delle regole. Napoli da oggi poi è dotata di una carta per i giovani, e nel momento storico difficile di poter ragionare sul reddito dei ragazzi abbiamo ragionato sui consumi. Napoli non è soltanto la città più giovane d'Europa, ma deve diventare sempre di più una città di accoglienza per tutti i giovani d'Europa e quindi anche economicamente più fruibile. Esiste quindi un portale www.sparagnamo.it dove tutti i ragazzi possono consultare delle offerte. Assolutamente in modo gratuito possono rivolgersi agli esercizi culturali, turistico, commerciali che hanno caricato l'offerta sul portale usufruendo di uno sconto, il 20%. E dall'altra parte chi c'è? Ci sono tutti operatori economici che pagano non soltanto le tasse e quindi sono in regola, ma sono soprattutto realtà economiche sane. Abbiamo lanciato questo portale insieme alla prefettura, al commissario antiracket e quindi alla FAI e a Dio Pizzo, i ragazzi di Palermo che un giorno hanno tappezzato la città con quei volantini: chi paga il pizzo è un popolo senza dignità. Abbiamo lanciato insieme la piattaforma perché il Comune di Napoli garantisce che su quella piattaforma ci saranno soltanto attività economiche e quindi operatori economici della città sani, che hanno o denunciato il pizzo o hanno comunque in campo un comprovato certificato, perché faremo un controllo congiunto. E quindi essere giovane a Napoli conviene non soltanto perché c'è la possibilità di poter usufruire a degli sconti, il 20% su tutte le attività, ma soprattutto perché, ecco, la domanda spesso che ci facciamo, io che non sono un poliziotto, io che non sono un giornalista, io che non sono un prefetto, un sindaco, cosa posso fare contro la criminalità? Cosa posso fare contro la camorra? Ecco, tutti quanti siamo consumatori e in terre di camorra, dove compriamo anche un jeans, non è un fattore neutro. Noi possiamo andare ogni giorno ad alimentare delle realtà economiche che non sono sane e quindi io, diventando un consumatore critico e consapevole, poiché tutti siamo consumatori, ecco, tutti quanti diventiamo protagonisti di una rivoluzione dei consumi e una sensibilità quindi di sconto nei confronti dei più giovani, quindi tutti i ragazzi che hanno meno di 35 anni potranno usufruire ad esempio dell'abbonamento al Teatro Stabile con uno sconto, proprio perché è giusto ed è doveroso nei confronti dei ragazzi che hanno una capacità di acquisto molto più debole andare ad aiutarli, ma è anche giusto e doveroso rendere visibili quelle che sono le realtà economiche che non uccidono il nostro futuro, ma poiché sono realtà economiche sane, che rispettano le regole, non falsano la concorrenza, denunciano il pizzo e con la camorra non hanno niente a che fare, allora io in quel modo, essendo un consumatore critico, scelgo di spendere in quel posto invece di andare in altri posti. Assessore, perché oggi un giovane dovrebbe scegliere di rimanere in questa città? Soprattutto pensando anche a cosa offre sul mercato del lavoro al giovane napoletano. Bisogna rimanere a Napoli perché, ecco, non c'è nulla al quale siamo destinati. Tutto cambia e tutto sta già cambiando. Questa città ha in poco tempo messo in campo non soltanto un'attenzione, una cura diversa nei confronti dei più giovani, ma anche delle misure diverse nei confronti dei più giovani. Un comune che cerca, nella limitatezza anche economica, di fare di questo limite economico non il limite della propria esistenza, non il limite della città di Napoli, che in modo sempre più dignitoso vuole comunicare che essere qui non soltanto un motivo di orgoglio, ma anche un motivo di forza, non soltanto per la capacità creativa, di testardaggine, caratteriale che questa città ci sa mettere dentro, ma anche nella voglia di voler essere sempre più vicini alle esigenze. Sparagnamo, una carta dei giovani che vuole rispondere a questo tipo di necessità.
delle misure, 20.000 euro, che attraverso un bando pubblico vogliono andare a finanziare le 10 idee migliori della città di Napoli che vengono dai ragazzi, che vengono dalla voglia dei ragazzi di mettersi in gioco. Penso anche all'investimento che nel piano territoriale giovani adesso in pochissimo tempo riusciremo a mettere in campo, che andrà a far nascere dei nuovi centri giovanili a Secondigliano, all'Asterix di Ponticelli, ma anche al Pertini, ma anche a Pianura nella Casa dei Giovani. Quindi un intervento che vuole guardare a tutto il territorio, perché nessun ragazzo si deve sentire lontano dal centro. Ecco, l'importante è che stare a Napoli sia una scelta, non deve essere una costrizione. Quindi bisogna restare a Napoli, perché non soltanto Napoli ha bisogno delle nostre competenze, ma finalmente c'è uno spazio e una capacità di ascolto diversa. In cosa il suo lavoro è più facile e in cosa è più difficile rispetto ad un suo omologo in una città? È più facile perché non sei sola, non sei sola. Ecco, all'inizio questo assessorato è stato subito forte perché intorno c'era un percorso giovanile e adesso questo percorso giovanile è cresciuto e quindi è facile perché c'è un humus fertile, ci sono ragazzi che non sono distratti né narcotizzati dalla televisione, ma nonostante tutto sono preparati, in gamba e competenti. Le difficoltà sono quelle di voler avere sempre più spazio, ecco, un'esigenza è quella dell'avere spazio per potersi esprimere e quindi spesso non si riesce ad un'associazione giovanile a dare il luogo anche per poter mettere in campo tutto questo. Abbiamo messo in campo per una progettualità sulla Galleria Principe di Napoli, che diventerà il nuovo polo dei giovani della città di Napoli, con un progetto che vorrà soltanto andare a finalmente dare un'anima a quel monumento della città, che è una cattedrale senza anima al momento, attraversata soltanto di rado dai ragazzi della nostra città o comunque dai turisti. Ecco, nella Galleria Principe nasceranno degli sportelli per i soggetti in formazione e quindi allo studio, uno sportello per il lavoro, uno sportello per il turismo giovane e l'intrattenimento in città, un'altra cosa importante, una web radio, una sala di incisione. Quindi bisogna restare in Napoli nella voglia di contribuire, bisogna andare via da Napoli nella voglia di crescere, ma nella voglia poi di tornare. Ecco, l'augurio che ci dobbiamo fare tutti è di rendere questa città qualcosa che ci assomigli veramente. I ragazzi napoletani non sono pigri? No, non sono pigri. Sai, spesso le brutte notizie fanno sempre più rumore delle negative, quindi spesso magari un tessuto giovanile distratto che non contribuisce al miglioramento della città fa più rumore invece di un tessuto giovanile che ogni giorno nelle strade fa la differenza e dà delle soluzioni reali. Questo è un osservatorio particolare. Il registro delle associazioni giovanili in pochi mesi ha più di un centinaio di associazioni iscritte. Nelle 10 municipalità ogni registro ha quasi una quarantina di associazioni che non soltanto sono iscritte formalmente, ma ogni giorno fanno laboratori, workshop, discussioni. Per raccontarvi delle esperienze, dalla Circumvesuviana che è a Via Argine, nel cuore quindi di Napoli Est, al collettivo che è al centro storico, all'associazione che è al fondo rustico Amato Ramberti. Ecco, ci sono ragazzi che tutto si può dire di loro purché che sono pigri, anzi, spesso però su di loro c'è poca luce. Ecco, il dovere che sentiamo profondamente è anche quello di dare più luce e più spazio a queste realtà, perché poi sono i modelli che devono passare, perché i ragazzi napoletani non sono assolutamente fannulloni, anzi sono ragazzi eroici in un esercizio quotidiano di straordinaria normalità, in un esercizio quotidiano di produzione anche artistica che poi gira l'Europa e gira l'Italia. Quindi mi sento di dire che i ragazzi napoletani non sono pigri, ma anzi sono ragazzi con un DNA particolare che è la marcia in più. C'è un cliché che tanto è tutto stupido, tanto è tutto inutile, a Napoli così funziona, le cose non cambieranno mai. Allora bisogna partire da una cosa semplice, che è l'educazione al futuro. Ecco, se chiediamo a dei ragazzi qual è il tuo sogno,
spesso si mette al centro del proprio sogno soltanto se stessi e sono sempre di meno invece i sogni collettivi, è sempre il sogno individuale, voglio diventare questo, ma non c'è mai il sogno, voglio che la mia scuola sia così, voglio che la mia città sia così. Se mettiamo al centro un'educazione al futuro, che è l'educazione che mi fa per forza di cose ampliare la mia visione e quindi inizio a coinvolgere per forza non soltanto me stesso ma anche l'altro e mi approprio di un diritto, abbiamo noi il diritto a vedere Napoli nel 2040, quindi siamo noi oggi a decidere quali sono i valori, quali sono le cose che dobbiamo mettere in campo per quella che sarà Napoli nel 2040 e posto che le cose cambiano, non sono immutabili, bisogna in primo luogo scrollarsi dalle spalle questa mentalità, perché è una mentalità che in primo luogo riduce le nostre potenzialità. E poi bisogna denunciare quando le cose non vanno così, non accettarle come date, perché non è giusto che siano così e non devono essere così, devono essere denunciate e troverete sempre qualcuno pronto a mettersi al vostro fianco nel denunciare quelli che sono dei diritti e delle pratiche. E poi bisogna, ecco, forse più sembra una cosa banale, ma guardarsi intorno e arrivare prima. Spesso aspettiamo che la straordinaria app sul riciclo dei rifiuti legati, non so, al lavoro della ditta che li raccoglie venga dalla California per accorgersene. Dietro quelle app ci sono dei ragazzi napoletani. Ecco, le istituzioni, le accademie, le università e le imprese campane, napoletane, del meridione, italiane, se ne devono accorgere prima. E quindi anche in questo è soprattutto importante dare visibilità. E noi come generazione, in un magma che va dal ragazzo che si forma nelle arti, al ragazzo che invece si forma nella metallurgia, al ragazzo che fa invece un'attività sul campo nel sociale, dobbiamo insieme diventare sempre più visibili, dobbiamo sempre di più decidere di prendere parte e avere parte, non aspettare che ci sia qualcuno che si gira, che ti guarda e che ti coinvolge, di proporti e non svendere mai se c'è dietro di te un percorso professionale qualitativo, alto e dignitoso. Io penso che sia questa la chiave ed è una chiave che poi, ecco, è compito delle istituzioni raccontare che ad esempio nel cuore di Piazza Garibaldi c'è un'azienda che funziona se ci entri dentro e ti senti nella Silicon Valley ed è una realtà fatta da ragazzi che lavorano in questo modo, tutti quanti in t-shirt e sono ragazzi napoletani e producono un qualcosa lì. Sta anche a noi cosa? Fare un reddito forte, economico di tutto questo e diventare degli enti che non devono né delegare né sostituirsi, ma devono accompagnare e devono creare dei giusti nodi istituzionali e quindi fare in modo che queste non siano delle solitudini in una folla, ma siano sempre in più realtà in grado di mettersi in rete e in grado quindi poi insieme di creare un sistema Napoli diverso, un sistema Napoli dove viene primato il merito e non la clientela, un sistema Napoli dove se sei giovane e competente, l'essere giovane non è un pregiudizio ma è anzi un qualcosa che deve essere premiato, un sistema Napoli che capisce poi profondamente come tutta la città non può non fare conti con un sistema economico parallelo che è quella della criminalità organizzata e quindi se proprio i più giovani quando pensano alla nascita della propria impresa, quando pensano quello che devono mettere in campo con la propria associazione, scelgono di fare la differenza, sia perché sono consumatori critici ma anche perché rispettano le regole più essenziali e non perché sono fessi, che non sono furbi e quindi non vanno più avanti, ma perché in questo modo capiscono che sono in grado di fare la differenza e sono in grado tutti insieme quindi di fare cosa? Di fare sviluppo e di non fare invece ricchezza, perché i concetti di ricchezza e di sviluppo sono diversi. La ricchezza è sul breve periodo. Insieme possiamo metterci insieme, fare tanta ricchezza, ma non rispettando le regole, falsando il libero mercato, magari con un sistema di clientela, e stupriamo lo sviluppo, che invece è quello sul lungo periodo, che proprio l'essere in un sistema di regole garantisce la capacità poi di essere in una città di sviluppo, perché tante persone possono nascondersi dietro la crisi e possono dire vabbè c'è crisi, allora faccio peggio il mio lavoro, vabbè c'è crisi, allora mi tiro indietro perché è difficile,
Ecco, non bisogna mai permettere alla crisi che c'è fuori di noi a diventare una crisi dentro di noi, rispetto ai nostri sogni, rispetto alle nostre ambizioni, rispetto anche al nostro lavoro. Ecco, il mordente che è dentro di me è legato a un diritto. Io credo profondamente che noi ragazzi abbiamo un diritto, cioè il diritto a essere la prima generazione in questa città, a vivere senza criminalità, senza camorra, a vivere in una Napoli che è come uno specchio, che rappresenta la bellezza del nostro percorso, la bellezza dei nostri sogni, e non rappresenta invece qualcos'altro, rappresenta la bruttezza di altri. Siamo di più e siamo più forti, e c'è bisogno di mettere al centro questo profondamente, in quella sensibilità che è una sensibilità scomoda, che però è in grado di darti una motivazione in più ed è in grado anche di darti una lettura, perché tutte le politiche legate al lavoro, le politiche legate allo sport, le politiche legate al patrimonio culturale di questa città non possono essere delle isole, ma devono tutte quante insieme rientrare in un progetto città che deve essere un progetto città che deve ripudiare quello che è un cancro e quello che è un qualcosa che l'ha affossata per anni e non deve assolutamente continuare ad affossarla ancora. L'Italia deve, come la città di Napoli, nella sua giunta dare spazio ai ragazzi non con le parole ma con i fatti. Lo si deve fare non soltanto nel governo, ma anche, penso, nelle accademie, gli istituti di cultura, gli istituti di ricerca, perché c'è bisogno di un sano ricambio generazionale, che vuol dire non perché essere giovani è una dote, lo dicevamo prima, puoi essere giovane ignorante, giovane arrogante, però almeno giovane, se hai competenza e formazione, è un qualcosa, sei incontaminato, e quindi nell'incontaminazione sei capace di ricreare sinergie, di ricreare creatività e di ricreare sviluppo. Se ci sono due persone da 40 anni che rappresentano non soltanto loro stesse, ma rappresentano delle istituzioni, ecco, inevitabilmente la capacità di creare sinergie, la capacità di creare si va ad affievolire. Il ricambio generazionale permette questo, la capacità quindi di nuove istanze, nuove aspettative, di contaminarsi e quindi di rigenerarsi. L'Italia la vedo che è arrivata a un momento dove bisogna scegliere e deve rigenerarsi in modo profondo, e lo deve fare soprattutto attraverso dare spazio alle nuove generazioni. Grazie. Grazie. Grazie.